Bentornati, benvenuti sul mio canale YouTube, sono TuffoMix e quest'oggi siamo ancora qua con le football perché iniziamo la divisione 4 cercando di giocare al meglio, cercando di vedere di fare il possibile. Intanto ieri era giovedì, quindi alcune modifiche, alcune novità. Andiamo subito a vederle insieme. Apriamo per la prima volta oggi, diciamo, il gioco, quindi vediamo le novità apparse da ieri che ancora non abbiamo visto. Intanto c'è il Barcellona come nuovi giocatori: Neymar, un altro Neymar, un Romario e un Edmilson. Diciamo una leggenda e due giocatori un pochino più sul recente. Va bene, andiamo avanti, prendiamo i nostri 50 bellissimi. Le messe monetine, prendiamoci 30.000 qua e basta perché è finito l'altra cosa, quindi si va avanti così. Va benissimo, ragazzi. Direi che non so se c'è qualche novità, andiamo a vedere dei contratti, se c'è qualche regalino, non credo. Comunque guardiamoci sempre. Vabbè, il bonus per le monete di accesso, il bonus per le prime partite sono 100 monetine che abbiamo fatto praticamente in un paio di giorni e prendiamo tutto. Molto bene. Tanto, come sempre, un ringraziamento a tutti quanti voi che mi guardate, che lasciate un messaggio, che lasciate un commento, che lasciate un'iscrizione, un like, tutto questo aiuta tantissimo il mio canale a crescere e di questo ve ne sarò sempre grato perché il canale pian pianino sta crescendo e va bene così, andiamo benissimo. Allora, vediamo un attimino se c'è qualche evento nuovo, probabilmente sì, c'è la speciale campagna del Barcellona, immagino. Dove ovviamente evento tour contro questa è Spagna contro l'intelligenza artificiale, si vince un accordo buio 6 giorni, beh, faremo in tempo a farlo. E poi ci abbiamo anche questo, sempre Spagna, questa volta vediamo cosa si vince qua, 50 monetine con la condizione, però ci vuole la condizione ovviamente. È una squadra probabilmente spagnola, c'è giocatori tutti spagnoli che giocano in Spagna, non spagnoli, che giocano in Spagna, diciamo così. Va bene, ok, faremo anche questo, vediamo di fare anche questo perché abbiamo una squadra proprio con giocatori del campionato spagnolo, della Liga spagnola, quindi possiamo fare anche quello, ma nel frattempo ragazzi noi ci gettiamo sul campionato perché come vi dicevo oggi si parte dalla divisione 4 e chissà quante ne perderemo e quante ne vinceremo. Nel frattempo, un saluto ai nostri amici. Amici YouTuber, Alessandro Gamer e De Burneo che portano questo stesso gioco sul loro canale. Andate a vederli, sono bravi, sono in gamba, giocano molto bene, sono anche simpatici, oltretutto. E portano ovviamente altri contenuti oltre a questo gioco, oltre ai football. E poi salutiamo Lupo del Tubo che invece porta tutte le simulazioni dei motori, dai camion, ai pullman, alle macchine, eccetera. Quindi mi raccomando, tre ragazzi simpaticissimi da trovarli perché sicuramente qualcosa che hanno che vi piace vi farà sicuramente piacere. Io darei un'occhiata alla squadra perché non vorrei che con le lettere A e B qualcosa è cambiato. Direi che invece rimane tutto come eravamo prima. Mbappé, Salah che hanno la lettera A, gli altri la B, Lautaro, Salah, Pellegrini. No, direi che rimangono tutti come erano prima. Quindi ragazzi, direi di cominciare con una partita in divisione 4, 12 punti, 4 vittorie per restare in divisione 4. 5 vittorie e mezzo, quindi sarebbe meglio 6 vittorie, praticamente possiamo steccare 4 partite per andare in divisione 3, ma sarà dura, la vedo molto dura. Dai, vediamo chi ci mette di fronte il matchmaking, ragazzi. Vediamo come giochiamo questa partita. Vediamo di impegnarci. Non sono un top player, ve lo sapete. Faccio tutto questo per divertirmi nel tempo libero, anche perché io lavoro. Quattro tacche, diciamo che può andare bene. Dicevo, faccio tutto questo nel tempo libero perché io lavoro, quindi per me questo è soltanto un hobby, non è un lavoro a tempo pieno. Anastrofi, giochiamo contro Anastrofi, ragazzi. Non so chi cavolo sia, ma va bene così. Va bene contro Anastrofi. Manchester B contro la patatinca, che ovviamente siamo noi. Andiamo avanti, vediamo le maglie che mi sa che saranno chiare entrambi. Esatto, quindi
lì mettiamo una bella maglietta così, la seconda maglia mettiamo al Manchester e noi andiamo con la maglia classica, questa della Spal, perché sapete benissimo che io sono di Ferrara, quindi la Spal è la prima squadra che ho nel cuore. Ah, ho anche l'Inter che ho molto molto nel cuore, e in questo periodo diciamo che sta andando bene, sono contento per la Coppa, per il campionato stiamo facendo dei gol, delle buone prestazioni, le ultime, mi sono contento. Non va tanto bene per la Spal, che è penultima, manca 3 partite alla fine, deve vincere tutte e tre per cercare di restare in Serie B. E sarà dura anche per la Spal, come per noi oggi sarà dura provare a restare in quarta divisione. Andiamo a vedere le formazioni. Il nostro avversario gioca con Forlan, Holland, Messi, Felix davanti. Beh, ha delle buone 4 punte. Noi abbiamo Mbappé che ha messo bene, gli altri non sono messi troppo bene tutti quanti. Vediamo i sostituti che abbiamo. Lautaro, Son e Barella che vanno abbastanza benino. Direi di mettere in campo Barella. Lo mettiamo qua e mettiamo a destra Barella e a sinistra Fabinho. Fabinho è anche un buon mediano difensivo. Va bene. Direi a questo punto il nostro avversario come se la gioca? Se la gioca, dicevo, Holland davanti, Messi tutto a destra, Forlan al centro, Joao Felix e Gibbs dietro le punte come due trequartisti, un Eda, un mediano, quattro difensori in linea. Bah, ragazzi, non lo so, non lo so, andiamo a giocarcelo, forza. Mi raccomando, tanto tifo, tanto supporto per questo canale, per questa partita, ci vuole per aiutarmi a restare in quarta. Tutti ai Non blocchi dico di andare avanti, in terza perché ragazzi già arrivare in quarta per me è tanta tanta roba, ma vi chiedo tanto tifo per restare in quarta. Tebaldi è l'allenatore, ragazzi. Un italo, che ne so, argentino, non so Tebaldi da dove arrivi. Comunque facciamo subito la mossa difensiva perché non sappiamo come è. Infatti questo gioca subito con... di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. L'arbitro ha già dato il via con onore. Ah, ho sbagliato, eh. Occasione per il contropiede. E trova bene il compagno. Gli avversari possono. Questo errore potrebbe essergli fatale. Supera il diretto avversario. C'è tiro. Vai, Un signor cazzo che Gabriel gol! gli è È bastato poco per partito impadronirsi della palla. Mbappé in contropiede, ragazzi. Non c'è scampo con Mbappé. Ha una marcia in Con più Mbappé non c'è se scampo, Mbappé ragazzi. resta là. Contropiede di Ha Mbappé, dimostrato. fenomenale. 1-0 dopo pochi minuti, ragazzi. Ma rimaniamo sul pezzo, Ricordando eh. il portiere Restiamo sul Felix. pezzo perché l'avversario. Siamo in quarta, eh. Aspettato Non sono solo certi il gol del pareggio. dell'avversario di. E la partita inizia alla grande, subito gol. Makelele. Mbappé. Opportunità di ripartire. Ah, bravissimo. Cercano l'azione veloce. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Palla filtrante per Messi. Se ne va. Ah, Madonna. Un intervento impeccabile. Oh, l'avversario qua ha rischiato, La eh. gioca sulla destra. Bravo. Va via di forza. Palla a Makelele. Provano a partire in velocità. Intercetta il pallone. Ah, non ce l'ho fatta a Può fare l'invio. gestirla. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Si impone nell'uno contro uno e riprende il Ragazzi, possesso. è dura. Intervento fondamentale. Mbappé. Buona la sua progressione palla al piede. Ferma l'azione il tiro Punizione? impetuoso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Vediamo già di chi. Ah, miei. Buono, buono, buono. Passiamolo di qua, vediamo se riusciamo. Hernandez.
Salah. Ah, mi è scappato via, bravo. Un'azione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Rüdiger. C'è Messi. Mbappé. Pallone interessante in verticale. Palla filtrata per Neymar. E passa Neymar. Ottimo intervento di Ederson. Makelele. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Messi. È un'occasione. No, Messi, caprone, Messi, un caprone, Messi, un caprone. Come dai, ragazzi? Non stiamo andando male. Non stiamo andando male, cerchiamo di. Errore qui, pallone sprecato. No. C'è Messi, fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera. Ah, peccato. Madonna, Ola l'ha sbagliata, eh. Una palla Ola la metteva in rete, eh. Grande. Davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Una palla e questo qua ci fa gol, eh. Decide di sfruttare la fascia. Si è inserito alle spalle del marcatore. La difesa lo chiude. Fischio mia. Punizione? No, dai, su, dai. Ragazzi, dai, dai, che va bene così. Impegniamoci un po' di più, eh. Forlan andrà a cercare i saltatori in area di rigore. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Ha già lasciato il segno. Ah, Madonna. Forlan. Fuori, lascialo andare. No, no. Dunque rimessa da fondo. È palla mia, poche palle, ragazzi, che palla mia, eh. Non riesce a vincere il duello fisico. Allarga il gioco a destra. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Ecco un'occasione di contropiede. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Sulla destra, Messi. Forlan. Vai. E il portiere contro. Vai così, vai così. Prova Salah. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Ah, porca miseria. Grande. Joe Felix supera il diretto avversario. Prova a metterci il piede. Qui può partire il contropiede. Mohamed Salah. Mbappé. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. C'è l'opportunità per il contropiede. Passaggio sulla destra. Un recupero provvidenziale. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ok, primo tempo, ragazzi, 0-0. Ma insomma, la stiamo cavando benino. Cerchiamo di giocare ancora così, perché ce la stiamo cavando benino, ragazzi, mi raccomando, eh. Due tiri in porta contro zero dell'avversario, quindi diciamo che va mica male, eh? Va mica male. La spalla esce dal campo con l'unico gol della partita. Dov'è ho qua il mouse? Fatemi vedere un attimo che devo fare una cosa di qua. Ancora tutto da decidere. Ok. Porta, ragazzi, il nostro avversario sta cambiando qualcosa, eh? È dura, eh? Per lui è dura, per noi anche, ma la stiamo cavando benino, tutto sommato siamo in quarta, ma me la sto cavando benino, ragazzi, quindi sono molto felice di come sto giocando, molto contento. Dai, forza, diamo botta ancora un pochetto e va bene così. L'avversario sta pensando bene cosa fare, manca poco, manca un secondo, dai,
Vediamo come se la gioca adesso. Adesso attacchiamo noi, e quindi. No, che ha cambiato qualcosa. Ha messo. Ah, ok, ha cambiato. Ah, ne ha cambiato addirittura. E si comincia a giocare. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. L'appoggia sulla fascia. Ah, Madonna. Deciso di arretrare il pareggio. Secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, Fabio, penso di sì. La soluzione tattica mi sembra quella. Fuori gioco con calma, ragazzi. Adesso lui ha già attaccato perché fortunatamente era in fuori gioco, quindi diciamo che vai, vai. Holland. Ennesima palla recuperata. Prova a giocarla in profondità. Ah, Madonna, bravo. Messi la mette sulla sinistra. Provano a partire in velocità. Neymar. Intervento Bravo. tempestivo a sbrogliare la matassa. Chiesa. No. Ha visto partire il pallone, Porca sembrava troia. anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Via, via, via. Vai, Tempismo per grande, grande, grande. Grande, grande difesa, vai su, lungo, vai su. Capisce tutto, interviene con sicurezza. Holland prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ma dai, che culo. Il pallone è Ragazzi, rimasto mega dentro la difesa porta qua, dell'avversario. mega difesa, eh. Già giocato in mega difesa qua, eh. Là! Angolo, porca cazzo, dai, dai. Ci stai impegnando a giocare all'attacco il nostro avversario, Mamma mia, grande, però ferma la Donnarumma. La puoi prendere sta palla e non fare le mani di Papamolla, eh? La dovevi prendere sta palla, eh? Corner del match. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Ci pensa il portiere a respingere. Buon lancio. Tocco preciso. Mi dispiace, Gibbs White. Gibbs bianco? Dai, lungo lancio, lungo, lungo, vai così. Prova di forza, palla recuperata. Bravo, me l'ha presa. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Beh, questo è un passaggio Peccato completamente che. indiscutibile. Prova a darla profonda nello spazio. Cerca il secondo Fuori. palo. Dai, dai, ragazzi, resistiamo. Sì, Cerchiamo di resistere infatti. qua, eh. Cerchiamo di All'entusiasmo offensivo resistere. Vai dell'Inter subito, c'è vai una subito. dimensione di caparbietà difensiva. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Forlan ci prova con un pallone profondo. Messi. Grande occasione. Occhio, ecco il tiro. No, Nessuno l'avevo messo presa dentro. io! Merdaccia, porca troia! Lo E so. nonostante la pressione della difesa non ha perso la Come calma, siamo resta messi qua? imponente. Questo è Messi. imponente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Facciamo così. Perché Messi l'ha disfatto brutto. Come mi diceva un ragazzo che mi ha scritto, mi sfugge adesso il nome, mi sfugge il nome, porca miseria. Comunque lo ringrazio per i suoi commenti bellissimi, ma mi diceva i miglioratori si stancano un casino, devo capire perché i giocatori si stancano tanto. Trapilati. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui.
Neymar può andare in rete. Ah, Madonna, e me l'ha stoppata, grande. Occasione per il contropiede. Forlan. No, che cazzo è successo? Se ne va. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Quando devi difendere in questo modo, non puoi permetterti di fare troppi complimenti. Sta all'arbitro poi. Bravissimo. E poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Barella. Mbappé. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Ah, Madonna, Sceglie di andare per vie verticali. Si butta per incontro. Ma no! Ma con chi l'ha presa? Possono tornare a controllare il match. Ma chi l'ha presa, cacchio? Ma dai. Che gol che mi ha fatto questo. Lanciandosi di testa. Rete pregevole. E passano in vantaggio. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Giocata difensiva di grande spessore. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. No, sbagliata io. Vede lo scatto e cerca la profondità. Serve il compagno più indietro. Ottima. Ormai. Ragazzi, mi sono fatto mettere nel sacco, ragazzi. Me la sono fatta mettere nel sacco, niente, ormai manca un minuto. Un giocatore come lui andava marcato stretto. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Recuperabile, 90 minuti, manca 3 minuti di recupero che poi durano 2 secondi qua. Ragazzi, è andata così, pensavo di far meglio. Ragazzi, la quarta becchi gente che inizialmente ti sembrano schiappe e poi si rivelano forti. Guarda questo come era. Molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Prova Salah, che anticipo, sembra quasi. L'arbitro dichiara che ragazzi, mi dispiace per voi, perché magari anche voi stavate tifando con me, io tifavo per vincere e invece alla fine non ho neanche palesato, l'ho perso brutalmente, 3-1 ragazzi. Quanto ti importa come lui, io ho fatto 3 parate, io solo una, quindi gol, la differenza è quello, 3 gol su 4 tiri li ha fatti e io non li ho fatti. Va bene ragazzi, cerchiamo di fare meglio la prossima, ne facciamo subito un altro al volo per recuperare subito i 3 punti, per non perderli, per rimanere subito, bambina va bene, non me ne frega niente. Rimanere in corsa per non retrocedere. Prima partita in realtà vale 3-1. L'avversario non so, magari sarà una schiappa, non lo so, vediamo che cos'era. Oh cacchio, una schiappa ragazzi, questo è stato in divisione 2. Abbiamo beccato un divisione 2, ci sta che abbiamo perso. Vincevamo, ce la siamo goduta per 70 minuti e poi alla fine è finita a maluccio. Dai, ne facciamo un'altra e poi ci salutiamo. Andiamo in matchmaking. Facciamo un'altra ragazzi e poi ci salutiamo e va bene così. Ah, mi spiace perché proprio spiace, è andata così, vedremo la prossima come va. Vedremo la prossima. 2 tacchi non se ne parla minimamente, ragazzi, 2 tacchi potrebbe essere una cosa obbrobriosa, evitiamola subito, 2 tacchi. Sono rimasto male, demoralizzato, pensavo di portarla a casa, almeno forse magari anche un pareggio, invece alla fine niente, 2 tacchi ragazzi qua. Konami ci vuole male, adesso non ci vuole neanche far giocare, ho capito, non ci vuole neanche più far giocare Konami, intanto certo, questo qua perde, è una schiappa. Che gioca a fare questo che è una schiappa, dice Konami giustamente, no?
Vediamo la prossima cosa ci racconta, che ci dice. Perché siamo a 25 minuti di registrazione, no, probabilmente arriviamo a 40, altrimenti se vediamo che la linea non persiste a fare schifo, ragazzi, direi che annulliamo ancora, metto in pausa un attimo, ci vediamo tra qualche secondo se la linea migliora. Ragazzi, sono 10 minuti che sto provando, forse anche di più, sempre due tacche. Se adesso viene fuori due tacche ancora, ci salutiamo qua. Se viene fuori tre, giochiamo. Vediamo se migliora un po' la situazione. Con due tacche non gioco perché rischio che, di beccare i server lenti e poi magari ogni mio piccolo sbavatura poi mi parlo di contropiede, non riesco più a reagire e beh, perdo brutalmente, lo so. Quindi no, niente ragazzi. Niente, io direi che per il momento lasciamo perdere così. Ci salutiamo qua. Vediamo se adesso qua torna indietro, che fa il bagaglio qua avanti, non so. Continua. Ok, perfetto. Direi per il momento rimaniamo qua. Abbiamo fatto una partita. Una partita è andata male, 3-1, e ha perso contro un ex Divisione 2, quindi diciamo che uno è leggermente più forte di noi. Pensavamo di vincere, alla fine l'abbiamo persa. Comunque io vi ringrazio per essere rimasti qua con me quest'oggi a vedere questa partitella. Se volete, sapete benissimo che potete lasciare tranquillamente il vostro like, il vostro mi piace. Mi piace, a me che voi lasciate il mi piace. E un commento fa ancora più piacere perché mi aiuta a capire quello che vi piace e che non vi piace. Quello che faccio, che non faccio, che va bene, che non va bene. E se poi se siete ancora iscritti, ragazzi, lo potete anche fare, non costa niente, è gratuito l'iscrizione. Attivando poi la campanellina sarete avvisati ogni qua volta metterò un nuovo contenuto sul mio canale YouTube. Mi raccomando, sempre forza e football. Cacchio dico, non lo so. Comunque, ci vediamo al prossimo episodio, sperando di giocare un pochino meglio, di riuscire a vincere qualcosa, di restare magari in quarta divisione, se riesco. Farò il possibile, ragazzi. Alla prossima, ciao a tutti, grazie a tutti quanti sempre per il vostro supporto, non finirò mai di ringraziarvi. Ciao a tutti, alla prossima ragazzi, di nuovo, ciao. Su questa voce, ho la voce un po' bassa, si sente? No, bravo, 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 bravo. Mi spiace, mi spiace.